Occhio, fino alle 20 in diretta da Riccione. DJ Radio DJ oggi vi ha presa sportiva da morire, eh? Incredibile. No, abbiamo sentito diverse vacanze dettate da una passione sportiva. Adesso una roba che non mi aspettavo. Davide di 31 anni di Milano, programmatore. Ciao Davide, buonasera. Ciao, ciao bellissimi. Ciao. E lui va in Basilicata, però per uno sport che non associeresti alla Basilicata. Ovvero? L'Aikido. Lui fa Aikido. Arte marziale meravigliosa. Con quei gonnelloni neri, perché ragazzi il concetto nostro è sport sì, ma con che look? Questo il look ce l'ha. Cioè forse è lo sport con, cioè lo sport è una pratica, è un'arte marziale con il look più elegante. Sì, una filosofia, cioè c'è tanta roba dietro. Però più che altro c'è una gonna pantalone. C'è una gonna pantalone. Che lo rende nera. Più bello sport. Ciao, del mondo. Elegantissima, sì. Elegantissima. Sì, io non ce l'ho ancora, sta mai che ce l'avrò prima o poi. Perché spiegami? Bella. Perché te la devi conquistare? Esattamente, ci vogliono un po' di anni di esperienza. No. Non sono ancora... Stai scherzando? Non arriverò, però. Io vado nel negozio e la compro. No, no, io vado e faccio diversi anni per avere la gonna. È quello che ti frega, capito? No. Non è tanto l'arte marziale di cui magari ti appassioni. Vuoi la gonna a tutti i costi. Quindi vai avanti e progredisci per avere la gonna. Quindi vai in Basilicata con un gruppo di compagni di allenamento, giusto? Giusto, giustissimo. Tu sono 2 anni e mezzo che lo fai, ma lo fai mi sembra con una certa intensità, perché per decidere di andare in vacanza una settimana a praticare come dei pazzi, cioè sei preso benissimo. Sì, sì. Ah. Sì, sono 2 anni e mezzo che lo faccio e pratichiamo 2 o 3 volte a settimana. Ricordiamo, così proprio a grandi linee, che l'Aikido è quello sport che si pratica a due, diciamo, combattimenti con spade di legno. Anche, cioè anche. Di per sé l'Aikido è un'arte marziale tradizionale e non è competitiva, quindi non ci sono combattimenti. Ok. C'è uno studio a coppie che comprende sia le mani libere ma anche le armi di legno, appunto. Ok, ok. È uno studio più che un... Bello. Quindi un tanti movimenti, figure, giusto? Successione sì, sì, di movimenti. Figure, okay. Brutte figure. Parliamoci poi dopo. Chiaro e di cose serie. Tra quanto c'hai la gonna? Beh, guarda... Qualche anno direi, almeno 5 mi sa. Veramente? No ragazzi, no, dovete concentrare gli allenamenti. Me li dovete fare 4 a settimana e entro 2 anni voglio la gonna, eh. Ma, sì, o meglio, cioè prima della gonna pantalone almeno dateci, che ne so, una longuette. No, cioè... ma no, perché il gonnellino fa, cioè, lo so, capito, lo non so, è... Fa sei l'ormone, un'altra cosa. Un altro mondo, non vale. Davide, no, niente. Davide merita il gonnellone. Te lo meriti, Davide. Senti, quindi andate in Basilicata per una settimana, avete preso una casa? No, guarda, allora, la vacanza la organizza un maestro della Basilicata, in preciso a Lauria. Che sì. Si chiama Fior di Neve Cozzi. Sì. Cioè Fior di Neve, scusami, lui è lui? Fior di Neve è il nome. Vabbè, ma scusami, no, questo è il mio sport, io non lo sapevo. Allora ragazzi, però, sì, adesso improvvisamente uno si può chiamare Fior di Neve e avere una gonna nera del genere, io lascio il SUP. Perché subito. Ma lascio tutto il mio regno per avere un nome. Cioè, domani vado a cercare gonna. La scuola del Chido Riccione, perché, capito? Lui si chiama Fior di Neve. Sì, Fior di Neve Cozzi. Cozzi, quindi è italiano Fior di Neve? Sì, sì, assolutamente. Beh, vabbè, ok, tu come ti chiami allora? Dai, scendiamo le carte in tavola, dai. No, dai, io ho un nome più classico, mi chiamo Davide Antonali, tranquillissimo. Non ti cambi il nome? Non lo so se Fior di Neve fa per me, ci devo pensare. No, un attimo. Chiaro di Luna, che ne so, cioè, Fiore di Pesco. Dai, ci pensiamo, qualcosa troviamo sicuramente. Foglie di pungitopo, non so, mille, cioè ci sono tante idee. Codone di volpe. Brava. Occhi pazzeschi. Okay. Vabbè, comunque. Dai. Allora, quindi lui ha uno spazio dove ospitare gli sportivi. Lui ha una casa e sotto casa sua ha il suo dojo. Ok, il dojo è lo spazio dove ci si allena, dove si pratica. Esattamente. Posso dare una cosa per la cronaca? Il maestro Fior di Neve è anche un bell'uomo. Ah sì? Guarda. Beh, dai, sì. Sì, è un bell'uomo. Sì, sì. Vabbè, si è rimasti ammutoliti. No, beh, non vedo io fino lì, Diego, non vedo proprio, cioè vedo delle macchie ma non vedo... Bene, no, lo salutiamo, magari ci ascolta. Ok, quindi voi fate la mattina allenamento, pomeriggio mare. Sì, sostanzialmente sì. Dormite mattina allenamento, lì? Pomeriggio mare e la sera si mangia a dismisura. Ah sì, ma e sentimi, perché... è un ritiro che comprende, diciamo così, la filosofia Aikido in tutto e per tutto. Ma va, vanno al mare, stacco, mangialo. Cioè, che Aikido è. Ma fa parte anche quello della filosofia.
Sì, va, adesso questo è un vostro adattamento, per quello non vi dà la gonna, perché mangiate come dei baghini e quindi non, cioè, non se ne viene fuori, capito? Scusa, la mattina faccio fatica, la sera devo bilanciare. Sono d'accordo con te, io sto solo bilanciando. Ascolta una cosa, quanto ti costa la settimana? Allora, di per sé ho il viaggio che mi costa 150 euro e poi io ho preso l'albergo, perché se dormo per terra una settimana poi non mi alzo più al terzo giorno. Ma mi sembra assolutamente sensato. Pago 300 euro di albergo. Okay. Altrimenti il maestro ospita su chi vuole dormire in dojo, può fare tutta settimana sul tatami. E c'è gente che lo fa, non i tuoi amici. Non i miei amici. Però ho il sospetto che se dormi dal maestro per terra la gonna arriva prima. Certo, allora mi fai il piacere, Davide, di disdire l'albergo oggi stesso. Mi dormi lì, ti voglio a fine settimana con la doppia gonna. Gonna con sottopettico. Esatto. La voglio anni gonfia. 50. Sì, la voglio con la sottogonna gonfia. Come siamo stupidi, Davide, scusa, è l'arte marziale meravigliosa. Noi siamo cretini, sì. Ma, senti, stupendo, veramente una cosa nuova. Grazie Davide, taggaci. Voglio solo ringraziare i miei maestri di qua di Milano, perché grazie a loro che faccio questa vacanza. Certo. Ringrazio il maestro Giacomo e il maestro Stefano della Gambaro Nokai di Bucinasco. Salutiamo tutta la Gambaro, grazie, buone vacanze, taggaci. Gambaro? Sì, Gambaro. Che vuol dire ce la farò, cioè coraggio, fatti forza, perché gambaribasso. Allora, mi prendi un po' la sprovvista, però te lo dico io, lo dice lei, rose, gambatte, sì. Gambarò, gambaribasso. Bravo, non Diego come pari veloce, pazzesco. Che paura. Grazie Davide, un abbraccio. Grazie a voi. Gambatte. Ciao, più gomme per tutti. Sì. Pinocchio su Radio DJ. Hey! Pinocchio.